Benvenuti alla Cispa de Prometeo, uno spazio per parlare d'arte, di letteratura, di storia, di cose belle in generale. Siamo Cecilia Scrittore e Benevieites e oggi ci accompagna Sara Albanese del canale YouTube Ad Maiora. E Sara Albanese ci accompagna proprio per approfondire il protagonista, insomma un po' i dettagli del protagonista di questa stagione, che è il nostro buon Goethe. Quindi andiamo con la sigla e subito parliamo con lei. Ed eccoci qua con Sara Albanese del canale YouTube Ad Maiora. Allora, Sara è un youtuber, è scrittrice, è insegnante anche, tante cose. E quindi, prima di raccontarci chi sei, chi è Sara Albanese, vorremmo che tu ci dicessi perché hai scelto questo nome così bello per il tuo canale. Ad Maiora è proprio propiziatorio, è bellissimo. Da dove nasce questa idea? Guarda, ci abbiamo pensato tanto, dico ci abbiamo perché ci ho pensato insieme a mio marito, visto che l'abbiamo fondato sostanzialmente insieme a questo canale. E l'idea era di trovare un nome internazionale che potesse andare bene, potesse essere capito dagli italiani, ma chiaramente un canale che parla di lingua, di letteratura inglese, americana, di lingua, letteratura tedesca, austriaca, quindi doveva essere un qualcosa che fosse trasversale. Allora, quale lingua migliore del latino e sì, quale intenzione migliore di fare appunto un augurio, perché poi alla fine quando facciamo quello che facciamo, penso noi tutti che amiamo comunque parlare di cose belle, come dici tu, ci piace anche l'idea di lasciarle e di lasciarle magari oltre noi stessi, no? Perché no? Sì. E quindi un po' questo Ad Maiora rivolto al futuro, spero sia un augurio per chi ci segue, mi segue, e un po' anche per noi magari di restare un pochino. Ah beh, certo, senz'altro, è veramente un bellissimo nome, un bellissimo nome. Sì, sì, e di questi tempi penso che abbiamo bisogno di questa speranza in un futuro ricco e pieno, perché dobbiamo veramente, secondo me, ritornare e rimpossessarci di tanta cultura che a volte sfugge. Sì, anche perché secondo me questo Ad Maiora non fa riferimento a un ottimismo banale che è un po' di moda di questi tempi, e comprende anche forse anche questo sacrificio, no? Il crescere con... Sì, andare verso cose migliori da un certo punto di vista, da un punto di vista personale, collettivo, sociale e anche culturale, perché no? Perché alla fine le due cose sono assolutamente correlate. Cercare di slegare, come purtroppo avviene tante volte nel mondo d'oggi, la cultura da quello che è invece l'evoluzione sociale, è un qualcosa di perdente di per sé. Le cose devono convivere ed essere assolutamente mescolate, perché poi alla fine io credo che le culture e le società fioriscano anche grazie a tutto l'aspetto culturale in senso ampio. Sì. Quindi noi siamo il risultato logicamente di tutta una storia di pensatori che sono arrivati prima di noi. Siamo i rampolli di questi. Sì, ma allora io adesso vi devo dire che quando incontrate Sara su YouTube fate questo bellissimo incontro nel quale vi si aprono un sacco di altre finestre e porte, perché Sara non è solo youtuber ma anche scrittrice. Allora raccontaci un po' cosa fai, qual è il tuo progetto? Anzitutto ti ringrazio per questa così presentazione che mi sa non merito così. Ah, merita, se la merita. Moltissimo, devo dire. Ti dico, io nasco, allora
come insegnante e come autrice, e autrice di poesia in particolare. Ho vinto diversi concorsi, sono stata pubblicata in varie antologie, Lio Pecora e via dicendo, e da lì ho iniziato a cullare il desiderio di scrivere, proprio come dicevo prima, per lasciare un qualcosa di bello. E così, tra romanzi e altre cose, insomma, sono andata avanti in questa direzione. Nel frattempo, essendo una grandissima appassionata di letteratura, di filosofia, di lingue, logicamente, insomma, il tedesco è il mio primo amore, ma poi l'inglese naturalmente segue. E allora mi è venuta proprio la voglia, forse l'esigenza anche, di mettere a disposizione in qualche maniera tutto quello che si faceva così, nelle quattro mura magari di una classe, o magari non si poteva per tante ragioni fare in quel contesto. Mi è venuta voglia di metterlo a disposizione di un pubblico molto più ampio, trasversale, internazionale, che potesse avvicinarsi, perché effettivamente aveva esigenza, perché aveva voglia, perché aveva curiosità, perché per tanti motivi. E così è nato sostanzialmente il canale, che si è evoluto in modo parallelo rispetto alla scrittura, e poi si sono aperte una serie di collaborazioni molto belle, come l'Università di Lincoln in Inghilterra, che per me chiaramente sono gratificanti, anche se una delle cose più gratificanti, al di là dei blasoni, sono le persone. Quando qualcuno ti contatta, ti dice: avevo questa difficoltà, mi sono trovato in una posizione, in una situazione in cui non riuscivo a venire fuori da questa situazione per vari motivi personali, esterni, e tu mi hai aiutato, mi hai sbloccato, mi hai dato questo. Per me quello è già un compimento, no? Al di là di tutto, quello per me è la motivazione ultima di quello che faccio. Certo, certo. Sì. Bellissimo. È molto bello, sì. E quindi adesso andiamo al grande tema che è l'amore comune che abbiamo e che è il nostro protagonista di questa stagione, no? In questa stagione della Cispa del Prometeo, che è il nostro podcast in spagnolo, stiamo accompagnando Goethe nella prima parte del suo viaggio in Italia. Siamo partiti dal Trentino e arriveremo fino a Bologna e quindi ci piacerebbe poter ascoltare un po' qualcosa su questo personaggio talmente importante, perché in realtà Goethe è padre di tante correnti diverse, è veramente un personaggio fondamentale, non solo per la letteratura tedesca, ma poliedrico, per veramente. Poliedrico, cioè scienziato, letterato, è stato cose. Tutto lui è stato tutto. È stato poeta, è stato un letterato, è stato un filosofo, è stato uno scienziato, è stato un alchimista, è stato esperto di scienze finanziarie, è stato esperto di scienze minerarie, di botanica, cioè Goethe è stato veramente tutto e da tanti, forse dalla maggioranza degli appassionati, viene ritenuto il più grande poeta, il più grande letterato della storia della letteratura tedesca. E lo è, però penso anche che sia una definizione in parte riduttiva. Perché la letteratura che lui ci ha lasciato è chiaramente qualcosa di grande, che ha cambiato per sempre la storia della letteratura tedesca e in parte anche europea, se proprio vogliamo. Però era il punto d'arrivo di tutto quello che lui costruiva alle sue spalle. Quindi la sua scrittura è sicuramente una scrittura in qualche modo, diciamo che ci crea una sorta di epifania in qualche maniera, perché va comunque a rivelare tanti diversi aspetti che stavano alle spalle, aspetti di ricerca, aspetti di crescita. Cioè, pensiamo soltanto al suo excursus proprio letterario, cioè lui è partito sostanzialmente da una spinta che l'ha portato a essere il principale esponente dello Sturm und Drang, e poi dal 75 in poi, quindi nella seconda parte, diciamo, della sua vita, è diventato uno dei principali esponenti del Classic, del Weimar Classic, del classicismo di Weimar. Quindi a un certo punto possiamo dire che lui abbia raccolto su di sé due poli estremi, perché da una parte parliamo dello Sturm und Drang, che passionale. Era passionale, istintivo, che nasceva dal pietismo, del Zurück zur Natur, diceva Rousseau, no? Quindi il ritorno alla natura e quant'altro, e che metteva le basi per il romanticismo tedesco, perché poi il Filmromantik sarà proprio basato su questo Gefühl, su questo sentimento, su questo su questa immagine dell'artista, del letterato come genio, come questo genio creatore, demiurgo. Questa vita interiore.
e anche da un certo punto di vista è l'emblema del titanismo. Infatti ci ricordiamo il suo bellissimo Prometeo che sfida assolutamente Zeus, che sfida. Infatti credo che sia veramente molto adeguato il fatto che appunto Goethe rientri in questo vostro che la scintilla, no, di Prometeo, la cispa di Prometeo è proprio l'emblema di quello che lui, il suo Faust, no? Il suo Faust, che è stata probabilmente l'opera, possiamo dire, principale, più famosa, ma soprattutto più complessa, no? Perché in qualche modo lui l'ha portato avanti dal 72-75 fino alla morte, no? Infatti sono i suoi Faust. Esatto, poi c'è Ein Fragment, poi Astatile, poi l'ultima versione, diciamo. E il Faust è proprio la rappresentazione del titanismo e del fallimento del titanismo, in qualche maniera, quindi del Prometeo, per così dire, quindi del questo concetto di hubris e di desiderio di dominare in qualche maniera il mondo, e poi a un certo punto anche il collasso di questa, di questo tentativo, e quindi una sorta di fallimento che lo porterà poi a cercare delle prospettive diverse. Lui le troverà in Italia, nel famoso Italienische Reise, che poi lui pubblica più avanti nel 1817, ma in realtà il viaggio l'ha fatto tra il 1786 e 88, quindi sostanzialmente quasi 30 anni prima. Quindi ha ben metabolizzato i concetti prima di scriverlo. E lui proprio qui ha fatto quel passaggio, quel salto da poeta che in qualche maniera vuole essere creatore, come si diceva, e rivendica in qualche maniera la stessa dignità di Dio, così come Dio crea la natura, l'artista crea l'arte, e l'arte non è inferiore alla natura in niente, no? Certo. Questo è un po' il concetto. E lui cambia completamente, diventa più oggettiva la sua presa di coscienza, l'artista diventa uno scienziato in qualche maniera, va a comprendere la realtà con una chiave più analitica, più empirica. Lui non viene in Italia per scoprire l'Italia barocca o per scoprire, lui viene in Italia per scoprire l'Italia classica, cioè quella parte, infatti, il Palladio, le rovine greche, romane, via così dicendo. Colpisce il fatto che lui, per esempio, per Firenze passa tre giorni, cioè lui è Assisi, no, non si ferma, cioè ad Assisi aveva ansia di Roma e di antichità, e anche è quasi uno spregio, no? Cioè passare tre ore a Firenze, cioè lui ha guardato il Duomo, il Battistero, il Giardino di Bobo, gli ha detto va bene, ciao. E anche il modo in cui ne parla, no? Dice che Assisi è questa Babilonia di chiese accatastate, no? Quindi come a dire, questa confusione, per cui quella spinta istintiva che era tipica dello Sturm und Drang adesso in qualche modo lascia spazio a una ricerca di pulizia, un po' come quello che ha detto Winckelmann, no? Parlava appunto di questa Einfalt e Stille Größe, quindi questa nobile semplicità e questa quieta grandezza, che è proprio l'emblema del classicismo, sostanzialmente, quello che lui trova qui da noi in Italia. Sì, che poi in realtà è interessante, perché mi sembra che il classicismo di questi autori è un classicismo che ha tanti elementi di storia quanti di immaginazione, perché in realtà lo stesso Winckelmann, che era convinto che una delle grandi virtù delle statue greche, che erano questo bianco marmo bellissimo, no, i greci in realtà non le facevano così, le dipingevano anzi con una policromia pesante, e quindi sono questi autori che hanno forse questa libertà con il mondo classico, che loro si possono anche immaginare, quindi prendono qualche pennellata del mondo antico e con questo disegnano nuove immagini. E mi sembra che Goethe è in un certo senso questo, lui prende tanto dal mondo antico, ma ci dipinge cose completamente nuove. Anche negli inni, comunque, il suo Prometeo, che poi insomma è Prometheus in tedesco, e Ganimede dall'altro lato, no? Quindi un po' tesi e antitesi, sono molto liberamente tratti dall'aspetto mitologico. Beh, certo. Per andare a rappresentare questo che appunto dici tu, cioè vogliono rappresentare qualcosa di più di se stessi, diciamo così, più della mitologia, più altro, quindi in questo caso il
Prometeo è appunto questa scintilla, questa ribellione, questa autoaffermazione, questo voler creare l'uomo a sua immagine e somiglianza ed essere comunque più degli dei. Dall'altra parte abbiamo un Ganimede che invece è l'abbandono al creato, l'abbandono alle leggi di natura, e che indubbiamente è anche frutto di tutto lo studio di Kant, logicamente, sì. Quindi tutto l'aspetto appunto del lasciarsi andare per l'appunto alle leggi di natura come fosse un imperativo categorico, sì. Per cui in qualche modo è una mescolanza tra quello che è il mito classico e quello che è invece uno studio molto più, certo, attuale, moderno, all'epoca. Esattamente. Infatti. Allora, quando diciamo che Goethe in realtà è stato fondamentale perché è stato rivoluzionario, cioè è stato un autore che ha dato tanto di nuovo, ha segnato tante strade, no? E, come dicevi, è padre del Sturm und Drang, anche del Classic, eccetera, eccetera. E, a livello anche letterario di oggi, no? Quando tante volte ci capita, quando parliamo di letteratura classica o letteratura antica, addirittura greca, romana, con la gente dice: sì, ma questo a cosa serve oggi? E secondo me è una domanda irriverente e fondamentale. Penso che è essenziale, perché altrimenti ci abituiamo a camminare sulle strade battute che a volte non portano da nessuna parte. Invece io sono convinto che Goethe da qualche parte porta, ma bisogna sempre chiedersi da dove porta. Esiste ancora quel luogo dove questa strada ci porta? E quindi, appunto, io ti chiederei: Goethe oggi a cosa ci serve? Io penso che Goethe sia quella cispa, si dice, no, in spagnolo? Sia proprio quella scintilla, cioè lui ha vissuto di quello, ha prodotto letteratura, arte sulla base di quello, ed è quello che forse noi dovremmo assorbire più di tutto, cioè al di là di quello che lui ci ha raccontato secondo la prospettiva rivoluzionaria a suo tempo, noi allo stesso modo possiamo imparare ad essere altrettanto rivoluzionari al nostro tempo, cioè avere quella stessa... È il tipo di sguardo. Quella stessa intenzione, quello, certo. Streben, no? I certo. tedeschi lo chiamano questo Streben, che è questa tensione verso un qualcosa di più alto, alto non necessariamente in senso spirituale, religioso, certo. Può essere in senso artistico, può essere in senso individuale, sociale, qualsiasi, comunque vogliamo vederlo. E quindi io penso che in questo essere continuamente anche inquieto da un certo punto di vista, perché l'essere inquieto a volte significa anche essere continuamente alla ricerca di un qualcosa, questo essere capace di sfidare, perché poi alla fine Goethe sicuramente da Sturm und Drang era logicamente un po' rivoluzionario, come erano tutti all'epoca, ma dopo, anche quando ha trovato una sua collocazione, una collocazione quando lavorava presso il duca Carlo Augusto, aveva una posizione, quindi diciamo in qualche modo, come tra l'altro erano un po' gli intellettuali del classicismo, aveva trovato quell'inserimento nella società che invece è tipico del classicismo, assolutamente diverso, certo, dallo Sturm und Drang, certo, sì. Da una parte erano Hausenseiter, invece in questo caso chiaramente si parla di un'evoluzione che porta l'uomo a essere inserito nella società, sì. No? Però nonostante questo è anche quello che il 3 settembre parte alle 3 del mattino con un nome falso, chiamandosi Philippe Müller, passa il confine senza sapere. Quella cispa lui non l'ha mai persa, no? Sostanzialmente, sì. Neanche quando ha trovato una collocazione e forse un equilibrio, forse quello che lui definisce una saggezza, poi insomma è opinabile anche cosa sia la saggezza o meno, però comunque insomma, quando lui anche ha trovato comunque una situazione più stabile, non ha mai perso quella capacità di destabilizzarla per andare oltre a cercare qualcosa di nuovo. Certo, infatti. Sì, infatti anche appunto leggendo Il viaggio in Italia, che è veramente una lettura che io personalmente consiglio a tutti, perché è scoprire attraverso di lui appunto questo di cui parlavi tu, come si può veramente essere presenti nel mondo, nelle situazioni e a qualsiasi livello in qualsiasi forma, nel senso che lui in un certo senso è anche un signorino, è un perfettino, però effettivamente lui mentre viaggia vede veramente le cose, è veramente disposto a farsi anche spostare da, certo, da tutta lui la lo sua... dice addirittura, dice: io tramite questo viaggio spero di imparare a viaggiare, spero di imparare anche a vivere, proprio lui lo dice, queste sono proprio le sue parole, e in effetti affronta cose che fino a prima resta assolutamente sbalordito quando si trova in una locanda senza il gabinetto e infatti dove posso andare in gabinetto? Fuori. Ma fuori dove?
dove vuoi. È fantastico, lui resta veramente queste, poi insomma viene quasi arrestato, gli succedono tante cose, poi il viaggio in Sicilia, la parte, diciamo, l'ultima parte del suo viaggio in Sicilia è stata anche turbolenta per tante cose, quindi insomma, molto difficile, cioè, per uno come lui era una vera avventura, mettiamola così, e quindi in questo caso vita e arte si sono un po' fuse, no? E questa spinta secondo me è quella che l'ha reso immortale. Sì. Assolutamente. Adesso facciamo una piccola pausa tecnica e torniamo subito. Ed eccoci tornati qua dopo la pausa con Sara. Sara, che devo dire, restando sempre in tema del nostro buon Goethe, è stato un incontro di quelli delle affinità elettive. Verissimo, verissimo. È stato un amore a prima vista quando l'abbiamo scoperta su YouTube, ma dopo quando l'abbiamo contattata. Veramente, veramente un grandissimo, grandissimo incontro. E soprattutto perché in realtà è un grande piacere sentirla parlare della letteratura tedesca, sentirla parlare di Goethe, anche perché lei ha questa, non si può dire fortuna, perché è frutto anche di un lavoro molto molto grande, ma lei ha questa cosa che lei può leggere Goethe nella sua lingua, cosa che noi non possiamo fare. Ti invidiamo tantissimo, il nostro tedesco è terribile. Ma chissà, il futuro potrebbe... Sì, infatti. Le porte, dai. E quindi, appunto, parlavamo prima del fatto che questo viaggio in Italia è per noi un pretesto per portarci in giro giocando al tempo, perché in realtà è questo il gioco. Noi giochiamo a viaggiare con Goethe nel fine Settecento e lui gioca a trovare gli antichi in giro per l'Italia, quindi è un gioco del tempo, no? Ma proprio quando lui sta viaggiando in Italia, quindi questo poeta che viaggia in Italia è un poeta in fase di trasformazione. Te ci dicevi prima, cioè Goethe è un altro dopo il viaggio in Italia. Forse sono anche gli anni in cui lui passa da essere un grande esponente delle Sturm und Drang a essere un grande esponente del Classic. È parte anche del suo percorso di razionalizzazione dell'arte e la letteratura, no? Perché penso che questo sarebbe una cosa importante da approfondire, forse ce la potresti chiarire, perché Goethe non esiste, esistono Goethe. Sono tanti, vero. No? Ci potresti dare un po' qualche pennellata? È un po' quello che dicevamo prima del Faust, no? Che non esiste un Faust, esistono i Faust, no? Perché chiaramente questo percorso che lui ha fatto è veramente molto sfaccettato, quindi sicuramente basti anche pensare al fatto che lui, mentre era qui in Italia, ha concluso anche alcune opere come l'Ifigenia e quindi insomma ha lavorato da quel punto di vista, ma ha dipinto tantissimo, per dire, è arrivato a casa con migliaia di disegni e quant'altro. E quando gli hanno chiesto anche poi successivamente cosa avesse imparato in Italia, lui ha risposto tutte queste cose meravigliose che abbiamo detto prima: a conoscere l'arte classica, a intendere l'artista come scienziato, attraverso il Palladio, i quattro libri sull'architettura ha imparato il senso delle proporzioni in senso lato, chiaramente a lui non interessava da un punto di vista architettonico, ma la proporzione è la proporzione che si usa in letteratura, è la proporzione che si usa nell'intendere l'arte in generale. E poi ci dice: ho imparato a parlare di lattuga, che può sembrare una sciocchezza, no? Invece se vediamo come tutto va visto in chiave, diciamo, anche metaforica, in chiave simbolica, perché tutto quello che ci dice Goethe ha sempre un significato comunque un pochino più alto, cioè lui dice: quello che ho imparato a fare è anche scendere, ok? Parlare di cose, parlare dell'oggetto e perdermi in quelle cose quotidiane, empiriche, che sono legate appunto all'oggettività, che poi è l'elemento chiave del Classic, come l'elemento chiave dell'illuminismo, quindi comunque di una prospettiva, diciamo, più per l'appunto più oggettiva. E questo scendere nella vita, diciamo, più quotidiana, apparentemente più semplice,
lo cambia, indubbiamente, lo cambia non soltanto come artista, lo cambia anche come uomo. Lui torna a casa, torna in Germania e si sposa, per dire, dopo aver comunque mantenuto questa relazione con Christiane Vulpius per tantissimi anni, ha avuto un figlio fuori dal matrimonio, quindi chiaramente una cosa scandalosa all'epoca. Quindi in qualche modo è come se questo percorso lo cambiasse come artista, indubbiamente, ma come persona, e lo mettesse a contatto con una realtà, con un mondo che fino a prima quasi quasi ignorava nel suo palazzo di cristallo, in qualche maniera, no? Perché parlava tantissimo d'amore, del mondo, delle rivoluzioni, perché lo Sturm und Drang è anche questo, però poi il contatto era relativo. E invece l'Italia l'ha messo in contatto effettivamente con le persone tra virgolette vere, con le cose vere di questo mondo, e questo indubbiamente è stata un'evoluzione. Anche infatti lui è tornato con questa sensazione, lui dice che è arrivato in Italia per la prima volta, ma aveva la sensazione di essere tornato a casa, come se prima avesse fatto un lungo esilio in Groenlandia, dice lui, o in qualche terra, e quindi ha questa sensazione di forse riappropriarsi anche della vita e della dimensione anche individuale, umana, mettiamola così. Prospettiva che poi non avrà quando ritornerà dopo in Italia la seconda volta, no? Gli dirà che gli manca l'onestà tedesca, l'ordine, tutto quanto. Però per intanto in quella parentesi ha anche questo valore, insomma, quindi, perché alla fine si cambia come... Io penso che la letteratura, l'arte in generale sia sempre comunque intanto un'esigenza espressiva, e sia sempre specchio di quello che si è in quel determinato momento e dell'esigenza che si prova in quel determinato momento. Quindi il fatto che cambi come letterato è perché è cambiato come uomo prima. Certo. Certo, è incredibile pensare che lui comunque, quando era giovane, praticamente crea lo Sturm und Drang, poi va crescendo, inventa il classico, comunque è uno dei, cioè nel senso, una cosa bestiale, perché uno dice: io semplicemente sono stato giovane, ho fatto un po' di casino, poi sono cresciuto, ho messo la testa a posto, no? Lui è andato fondando, ha fatto le cose in grande, cose. E poi con tutti gli emuli dietro, no? Perché chiaramente tutti quanti provavano a fare, e lui era già oltre, cioè quando gli altri cercavano di imitarlo in qualcosa, lui stava già facendo altro. Forse certo. L'unico che gli è stato dietro è stato Schiller, che infatti Schiller, è stato l'unico, ecco, sì, però per il resto Herder forse nella prima parte, però dopo anche lui insomma un pochino si è perso da quel punto di vista. Quindi sì, Schiller è stato l'unico che l'ha effettivamente accompagnato, infatti i due si sono molto, sono vite parallele in un certo senso, no? Perché erano entrambi amici, grandi si esponenti, si sono aiutati molto, si sono hanno in qualche modo anche influenzato l'opera l'uno dell'altro, anche se in qualche modo Schiller aveva una il poeta della libertà, no? Come viene definito, aveva un po' una prospettiva più legata, era molto più interessato anche al dato politico, alle cose. Cioè Guglielmo Tell alla fine è una grandissima metafora di come in realtà bisognasse combattere contro la nobiltà, contro l'invasore, contro. Quindi ha un'accezione molto legata all'aspetto proprio anche politico, storico. A Goethe non interessa, lui quando viene qua in Italia, lui non può interessare di meno della questione degli Asburgo, delle cose, cioè lui va alla ricerca di qualcosa di molto più in qualche modo ineffabile da un certo punto. O forse Goethe è più interessato all'aspetto scientifico della vita, questo anche sì, delle relazioni umane, quindi sì, lui è forse più interessato a quell'aspetto che gli uomini non possono cambiare. Quindi certo. Adesso, prima che nominavamo le affinità lettive, è molto significativo, molto bello anche tutto il discorso che fanno proprio i personaggi, questa discussione famosa nella quale si parla delle affinità lettive dei minerali, eccetera, eccetera. Quindi forse lui è interessato a trovare quello che, nonostante l'uomo se si impegna, non può cambiare. Certo, e lui è sempre, non dico ossessionato, però diciamo alla ricerca del principio. Pensiamo anche soltanto al fatto che sia venuto qua in Italia cercando l'Urpflanze, no? La pianta originale. Ma infatti è incredibile questo... Che lui pensava di trovare in Sicilia, poi dopo invece pareva che fosse la palma nell'orto botanico. C'è ancora la palma di Goethe nell'orto botanico qua a Padova, no? Dovremmo forse spiegare un pochettino questa... Perché effettivamente della pianta originaria. Sì, della pianta originaria. Sì, lui ha questa come dicevamo prima, questo interesse scientifico che ha lui, no? Anche botanico, anche come si diceva, legato proprio a quelle che sono le scienze naturali, no? Infatti lui ci dice: la lingua, questa è una cosa molto interessante secondo me, lui ci dice: la lingua deve essere una Natursprache, deve essere la lingua della natura, che è un po' anche quello che ci dice Herder, no? Lui dice: fa la retorica, va bene per il teatro delle marionette, no? Lui scrive nel Faust, che non era necessariamente una cosa dispregiata,
sceneggiativa, perché lui aveva conosciuto il Faust anche attraverso il teatro delle marionette col Puppenspiel, però è un altro tipo di comunicazione, no? E quindi dicevo, tornando al discorso della pianta, cioè questa ricerca sempre del seme, no? Quindi dell'accezione originaria, che è quella più pura in qualche maniera, no? Da cui poi scaturisce una perfezione formale sostanzialmente, e questo è un pochino quello che lui pensava di trovare qui in Italia, che è stata la culla di che ha portato tanti semi di altro tipo anche, no? A livello culturale, storico, tante altre cose. E resta un po' deluso però da questa cosa, perché alla fine non questa cosa della pianta non gli torna poi tra tutte, non tanto. Infatti, e appunto, dicevamo prima tutti questi cambiamenti che lui ha fatto in Italia, come è cresciuto come persona, ma forse sono dovuti anche al fatto che lui, quando ha viaggiato in Italia, ha viaggiato senza nessun tipo di comodità. Cioè lui, questo lo racconta già da quando è a Bolzano, comincia a rendersi conto che la vita forse non è così comoda senza la servitù, senza tutte le grandi comodità. Ma è molto significativo e direi quasi simpatico vedere questo Goethe tedesco che viaggia nell'Italia del fine Settecento, ma vedere i tedeschi che viaggiano nell'Italia di oggi. Allora, te che evidentemente la cultura tedesca la conosci, questa è una nota che noi abbiamo trovato tremendamente simpatica leggendo Goethe. Lui si stupisce quando viaggia per l'Italia, ma si orrorizza poi quando vede l'immondizia vicino ai palazzi del Palazzo Radio, che non ci sono Venezia, i bagni. Venezia, che dice Venezia. No, l'immondizia a Venezia, che sale l'acqua, si porta questo, è terribile, tutta una fogna unica. E dopo lui non capisce la scomodità, come tutto è scomodo in Italia, è un mondo scomodo. Ma dopo la cosa divertente è che ci capita a volte di incontrare dei tedeschi, nonostante evidentemente l'Italia di oggi non c'entra niente con l'Italia del fine Settecento, ma dici più o meno. Cosa c'è? Ma insomma, questi tedeschi di oggi non hanno un'opinione molto diversa da quella che aveva Goethe. Te cosa avresti da dire? Forse non è neanche un'opinione tanto sbagliata, se proprio voglio. Io sono molto critica. Venezia, per esempio, la conosco molto bene perché ho studiato all'Università a Venezia. E se avessi potuto scrivere un mio Italienische Reise, avrei scritto la stessa cosa, no? Per carità, bellissima città, però sì, da quel purtroppo. Punto di vista igienico. Comunque sì, il fatto che ci sia questa, come posso dire, questa concezione che da un lato è bella, perché comunque aver trovato questa vita, essersi mescolato con le due persone, gli ha dato quella possibilità di parlare di lattuga di cui si parlava prima e non avrebbe fatto magari in Germania, quindi ci tutti molto friendly, tutti quanti molto amichevoli, che poi è la stessa cosa che gli dà fastidio la seconda volta in cui torna, perché dice questa confusione, questa malorganizzazione, questa gente un po' truffaldina, no? Che purtroppo è un aspetto un pochino, adesso senza voler generalizzare o essere cattiva, però è un aspetto un po' italiano, una parte, diciamo. E effettivamente sono vere tutte e due queste facce, e lui le aveva individuate tutte e due, e il tedesco, lo straniero che viene in Italia oggi, probabilmente le individua ancora tutte e due, anche con schemi. Una cosa che mi ha fatto sorridere, questa solo a livello di aneddoto, però appunto studiando a Venezia, tantissimi tedeschi o comunque nordici in generale arrivavano a Venezia, perché il paese del sole, magari in gennaio con l'infradito e le canottierine, certo. No? Dicendo, e ci guardavano disperati come per dire, ma perché ci sono 2 gradi sotto zero e ghiaccio? Non era questa la terra dove fiorivano i limoni? La terra o sole, esatto. E poi alla fine, se ci pensiamo, lui quando è arrivato a Napoli fuori stagione, o comunque la stagione era un po' tardiva e quindi aveva freddo, ho dovuto prendere un cappotto, legarsi con le corde delle valigie addosso questo cappotto, è andato in giro in quella maniera lì, quindi diciamo che certe cose, anche se oggi abbiamo internet, ancora questi stereotipi persistono a volte. Infatti, e come? E hai ragione te, che insomma dietro a ogni barzelletta c'è un po' di verità, lui, e dietro a ogni lui cosa... rovescia per esempio l'idea di Napoli, per dire, certo. Per noi oggi
comunque Napoli è in una posizione abbastanza controversa riguardo all'opinione pubblica proprio per la gestione della città, delle famose immondizie, certo, visto che parlavamo. E lui invece continua a parlare di quanto meravigliosamente gestita e governata fosse Napoli, di quanto fosse tutto pulitissimo, ci fossero questi carretti che raccoglievano praticamente l'immondizia e poi la portavano agli agricoltori per concimare i campi, quindi fosse tutto perfettamente a regola d'arte, a differenza appunto di Venezia, a differenza della Sicilia a quei tempi. E questo ci fa un po' riflettere oggi, no? Come la situazione si è molto rovesciata e genera un sacco di polemiche anche oggi. E se qualcuno scrivesse con la stessa chiarezza con cui ha scritto Goethe, se non sarebbe per niente politically correct, verrebbe fuori il disastro. No, ma sarebbe, no, sarebbe catastrofico. Il crocifisso subito. Sì. È vero. Forse si era più liberi, no, di dire le cose in parte. Io penso di sì. Sicuramente rispetto ai nostri tempi attuali, attualissimi, penso di sì. Sì, io penso che ci siamo creati un po' una gabbietta in nome della libertà. Siamo arrivati all'autocensura, che è la peggiore di tutte. Sì, perché purtroppo è ottimo l'essere corretti, l'essere tutto giusto perché rispetta le differenze, tutto. Però quando il troppo stroppia, cioè a un certo punto quando si incomincia a non potersi più esprimere, diventa veramente problematico. Certo. Insomma, anche perché comunque poi di fatto non corrisponde questo appiattimento che pretendiamo adesso di spacciare per questa libertà, appunto. In realtà è semplicemente un appiattire tutto e che dobbiamo essere tutti omologati, uguali, no? Tutti omologati, quando in realtà evidentemente viviamo, secondo me, come esseri umani della contraddizione e delle differenze, perché io posso vedere che tu sei Sara solamente perché sei diversa da me. Se siamo, pretendiamo di essere completamente uguali, non ci distinguiamo e siamo una massa informe senza opinioni. Invece di valorizzare la differenza, la si elimina ancora di più. Sicuramente un personaggio come Goethe risulterebbe particolarmente scomodo. Oggi sarebbe terribilmente scomodo. Anche un personaggio come Schiller, che ci viene a parlare della libertà, quella in quel senso là, quella da conquistare anche coltello tra i denti, con le maiuscole. Bene, io adesso purtroppo, se noi stessimo qua a chiacchierare con Sara tutto il tempo che vogliamo, questo sarebbe una puntata di circa 20 ore, perché in realtà ci restano un sacco di domande da farti sulla letteratura tedesca, da dove viene Goethe, perché poi sono tante cose interessanti. Cioè, te hai nominato il pietismo dopo lo Sturm und Drang, il Classic, dopo come è evoluzionata la letteratura cosa tedesca, cosa diventa il romanticismo e da dove nasce il romanticismo, i romanticismi, perché anche qui in Germania abbiamo due tipologie molto diverse, cioè Frühromantik e Spätromantik sono due cose. Infatti c'è il pre-post rivoluzione francese, quindi anche la delusione, l'entusiasmo, la delusione, eccetera eccetera, tutte queste cose meravigliose che non possiamo affrontare in questa puntata, perché stiamo finendo il tempo. Ci saranno magari altre occasioni, ma senz'altro ci saranno altre occasioni, perché adesso che abbiamo incontrato Sara la rivedrete, la riascolterete in futuro, che carini, perché non ce la facciamo scappare, no, troppo buoni. Chissà mai che non sia io che non vi lascio scappare, no, sarà reciproco. E quindi, anche perché so che ha fatto delle cose interessanti su Brecht, un giorno ci dovremo dedicare a Brecht, un bel tema che mi piacerebbe approfondire, un altro bel personaggione, questo lo approfondiremo un giorno, un altro che di libertà ne sapeva qualcosa, molta, hai ragione. E quindi noi in realtà quello che vi possiamo consigliare intanto è andate a vedervi i video veramente meravigliosi su sia lingua che letteratura di Altmajora, perché sono veramente veramente ben fatti. È un lavoro fatto a regola d'arte, veramente di un troppo altissimo buoni, livello. Troppo buoni, grazie mille. No, veramente veramente. E prima di salutarci, allora ti chiederemo di consigliare ai nostri ascoltatori che forse non hanno frequentato Goethe, non lo hanno ancora conosciuto, o non sanno ancora di amarlo, perché dopo appena lo incontreranno veramente lo ameranno. E quale sarebbe il testo di Goethe che te consiglieresti per primo, quel primo che bisogna leggere per avvicinarsi a questo grande? Allora, qui vado in controtendenza, giusto a proposito del fatto che io sono poco brava. Non sono molto così, cioè non vado a scuola, ti direbbero subito I dolori del giovane Werther, subito lì, perché poi fai il confronto con Foscolo e tutto quanto molto scorre perfettamente come il ministero vuole, ma io vi dico no. No, bellissimo, per carità, vabbè, certo, bellissima opera, tutto. Però non è
Cioè Goethe è tanto più di quello. E io, allora, forse perché io sono appassionata di poesia, però io partirei sempre dagli inni. Perché intanto sono un approccio soft, certo. Nel senso che invece di impegnarsi in una lettura di un Faust o di una cosa più impegnativa, chiaramente li si può leggere in pillole e si può avere proprio un, è come un po' una carrellata, diciamo così, di tante emozioni, di tante prospettive, di tanti collegamenti, e quindi sono, per forza di cose, vanno a muovere qualcosa in ciascuno di noi, no? Perché questo è un po' quello che fa la poesia, un po' come la musica va a mordere, a muovere corde, anche a mordere, anche a mordere, mordere corde. Lapsus freudiano opportunissimo. E quindi chiaramente questo può prendere molto. Poi appunto Viaggio in Italia, soprattutto per chi è italiano, logicamente è interessante anche perché ci riguarda, no? Quindi è un qualcosa in cui immediatamente ci sentiamo, sì, partecipi per qualche, in qualche maniera. E comunque prima o poi bisogna arrivare a leggere il Faust, perché quello è proprio, è come studiare Dante e non leggere la Divina Commedia, diciamo, è proprio il punto più alto, o diciamo vari punti più alti, e soprattutto è talmente pieno di vita, talmente pieno, ma non solo diciamo così, di opposti, di vita e di morte, di bene e di male, di amore e di odio, di giusto e sbagliato, senza dare una connotazione, un giudizio etico a nessuna di queste cose, ma semplicemente come esistenti in quanto parte di un tutto. E questo penso che sia il segreto ultimo della vita. L'accettazione degli estremi e sapersi in mezzo. Esatto. Beh, Sara, non ci resta che veramente ringraziarti. Sì, non abbiamo parole per ringraziarti. Sono io a ringraziarvi, è stato un piacere, un onore grandissimo, e quindi io spero poi di ospitarvi tramite magari video o quant'altro anche sul mio canale, perché siete meravigliosi, meraviglioso il lavoro che fate, e siete meravigliosi voi, quindi portate quello che siete in quello che fate, che è la cosa migliore al mondo. Grazie mille. Ed ecco, non ci resta che dirvi di iscrivervi al nostro canale, se poi seguire, se volete potete, il nostro podcast La Cispa di Prometeo, che per il momento è solo in lingua spagnola, e insomma, così finisce questa piccola puntata bonus, che è stato veramente un bellissimo cameo, una chicca. E io tradurrò all'italiano la nostra frase conclusiva, perché vale la pena di dire che vi auguro delle giornate con molte scintille e fuochi meravigliosi. Ad maiora. Ad maiora. Sempre.